Neanche la pioggia ha fermato la pedalata per i diritti delle donne che questa mattina ha attraversato il centro storico di Firenze dal Parco delle Cascine a Piazza del Duomo. Grande partecipazione per Pedale Rosso, l'iniziativa promossa dalla Regione Toscana all'interno della Toscana delle Donne, la manifestazione che promuove la parità di genere giunta alla terza edizione. La pedalata per i valori dell'uguaglianza è partita da Piazzale Derre alle 11 con in testa il Presidente della Regione Eugenio Giani, la Capo di Gabinetto Cristina Manetti e la ciclista afghana Yudolz Hashimi insieme all'ex campionessa di ciclismo Alessandra Cappellotto. È proprio con la pioggia che si dimostra la determinazione e la voglia di testimoniare valori, esperienze, di iniziative, capacità di dare alla donna valorizzazione nel ruolo della società che ha, nell'economia, nelle istituzioni, nel sociale, nello sport. La pedalata si è conclusa in Piazza Duomo dove tutti i ciclisti hanno trovato l'attesa, l'installazione che l'artista Marco Lodola ha realizzato appositamente per la Toscana delle Donne. Siamo qui per lanciare un messaggio contro la violenza di genere, ma soprattutto per i diritti delle donne, perché il contrasto alla violenza di genere deve passare necessariamente attraverso l'affermazione dei diritti delle donne. Qui dietro c'è una meravigliosa panchina che ci ha donato il maestro Lodola, sempre per il solito motivo. Più facciamo, più creiamo occasioni, confronti, messaggi, tutti uniti, sicuramente più sarà forte o comunque sarà potente, diciamo, il messaggio e quindi anche il risultato. A pedalare questa mattina per la libertà delle donne anche la giovane ciclista afghana Yudolz Hashimi, protagonista alle ultime Olimpiadi e arrivata in Italia nel 2021 dopo la presa di potere dei talebani, che ha lanciato un messaggio per le sue connazionali che non hanno il diritto neanche di fare sport. Mi ha fatto un grande piacere essere qui perché io vengo dal paese che le donne non hanno nessuno diritto di andare in scuola, poter guidare, poter fare sport e anche lavorare. Allora a me ha un grande significato essere qui e fare la pedalata per la libertà delle donne nel mondo. Nell'occasione è stato conferito il Pegaso della Toscana delle Donne a Marianella Bargilli e al campione del mondo di ciclismo Paolo Bettini, ideatori dell'iniziativa Pedale Rosso. Abbiamo pensato insieme a Paolo Bettini di utilizzare la bicicletta per creare dei cortei che potessero essere in qualche modo una manifestazione positiva contro una cosa negativa che è la violenza di genere sulle donne. Pedale Rosso è nato per lottare contro la violenza di genere e dopo il debutto di oggi alla Toscana delle Donne continuerà il suo percorso. In questa edizione della Toscana delle Donne voluta da Cristina Manetti, quando gli abbiamo presentato questa idea di portare una pedalata che fosse un messaggio globale. La bicicletta, come dico sempre io, unisce tutti, dai bambini agli anziani, agli uomini, alle donne. È stato molto bello pedalare in centro città, nei punti più belli della città di Firenze, vestiti così, con la pioggia, un messaggio globale, ci rivedremo presto.